Allora, sono andato sull'ultimo video per guardare i commenti in modo da scegliere il commento del giorno da leggere all'inizio di questo video, quindi lo sto per leggere perché, come vi ho detto nel video di ieri, o dell'altro ieri, non lo so, quello che tempo fa facevano i bigliettini mattutini, che io leggevo, lo farà adesso il commento del giorno. Quindi il miglior commento o il peggiore, insomma, il commento. Un commento per me significativo, molto significativo, lo leggerò all'inizio di ogni video mettendo lo screen. Per cui commentate se commentate. Ho notato guardando che YouTube mi ha dimezzato le views. ieri sera sono sicuro, prima di andare a letto, eravamo circa 8.000 e adesso siamo a 3.977. Ho sentito Human Safari, è successa la stessa cosa anche a lui. Ho visto altri creators lamentarsi sui social network. Quindi YouTube, sei un pezzo di merda, ridacci le views. A parte questo, il commento di oggi, e iniziamo male in un certo senso, non è un commento, sono tanti commenti. Con la fine della prima stagione e l'inizio della seconda, avete lasciato libero sfogo ai vostri pensieri e ai vostri sentimenti nei commenti, scrivendo dei messaggi a me dedicati, alcuni anche in privato, molto 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 belli, che mi hanno aiutato un sacco a ritrovare la motivazione giusta per iniziare al meglio questa seconda stagione. Mi avete mostrato un supporto che non pensavo di meritare, non pensavo di averlo. E invece sì, grazie. Quindi il commento del giorno di oggi sono tutti quei commenti belli che mi hanno reso felice degli scorsi due video. Grazie di cuore per tutto il supporto che mi date, per le dimostrazioni d'affetto che continuate a farmi in svariatissimi modi, già solo guardando i miei video. Grazie ancora. Ciordorcicollo. Ma la vecchiaia. E ora iniziamo la giornata. E niente, dovevo uscire e trovarmi in centro con una persona, ma mi ha paccato, mi ha dato buca mentre andavo là in autobus, quindi sto tornando a casa a piedi per ribellione. Mi consolo con un po' di Natale anticipato. Ovviamente sotto Natale e anche il periodo dopo, ma probabilmente tutto l'anno, si trovano al supermercato dei gran panettoni, pandori, come dopo Pasqua la colomba e cose del genere, super mega scontati perché vicini alla scadenza. E niente, è il mio primo panettone, buono. Senza canditi, ovviamente. Come molti di voi sapranno, ho ricominciato a suonare con una band. Suono insieme a Frank e a dei suoi amici che facevano parte di una sua vecchia band. Stiamo lavorando a dei pezzi inediti, non facciamo cover, facciamo pezzi nostri. Ne abbiamo qualcuno scritto dal chitarrista, poi un po' forse dal batterista. Uno l'ho fatto un po' io, poi è stato arrangiato da tutti, perché come sapete io a suonare non è che sia proprio sta cima. Ogni settimana ci troviamo per provare, stiamo raccogliendo canzoni, le finiremo per bene e poi o le registriamo oppure iniziamo a suonarle in giro. Quindi saprete sicuramente dai miei vlog e dai miei social quando ci sarà qualcosa da ascoltare. Sarete i primi a avere la possibilità di sentire questi pezzi a cui stiamo lavorando e a cui tengo molto, perché sapete che la musica per me è molto importante e suonare è una delle cose che mi diverte di più in assoluto. Quindi vi porterò tutto il materiale al 100%. Adesso approfitto di questo pomeriggio che doveva essere occupato, ma che è libero, per vedere se mi viene qualche idea in mente. Ovviamente non vi faccio sentire nulla perché sarebbe uno spoiler, poi mi prendete le canzoni e mi fottete i diritti, quindi sentirete le cose solo quando saranno coperte da copyright, non so come funzioni. Dopo aver suonato un po', però mi tocca nerdare. Perché è uscita la nuova puntata di Shameless. Oh, gran puntata! Mi è piaciuta veramente tanto. È tornato un personaggio che non si vedeva da parecchio e sul finale di puntata, proprio nel finale, si spoiler, diciamo, si anticipa il ritorno di un altro personaggio che non si vede da parecchio. Quindi sono molto contento della puntata e non vedo l'ora ci sia la prossima. Come sempre poi con Shameless. È una droga. Ok, gente, mi vedete senza occhiali perché stasera si gioca ad Ultimate Frisbee. Ho una partita della Lega Invernale alle 9:30, quindi tra circa un'oretta, un'oretta e mezza. Devo prepararmi, mangiare qualcosina, bere un caffettino magari perché sono un po' rincoglionito. E quando sono rincoglionito, le lenti a contatto non mi fanno vedere niente. Cioè, in questo momento sono in un mondo parallelo dove non vedo nulla. Ed è tardi, quindi
Via le danze. Allora, in primis voglio analizzare della tenuta sportiva che mi ha dato tonno, regalato, barra prestato, barra glielo devo pagare, non l'ho capito. Lui faceva rugby un tempo, poi è diventato un merda di merda che non si muove manco a pagarlo, e quindi questa roba qua ce l'aveva in cantina e non gli serve più a nulla. E a me serve. Prova che poi probabilmente costa abbastanza, quindi se me la dovessi pagare io non la prenderei. Vediamo un po' che cosa c'è, non ho ancora proprio guardato. Pantaloncini, che vita larga. Era grasso ai tempi. Pantaloni barra leggings sportivi bragaloni, un po' larghi anche questi. Lui è alto quanto me, ma questi mi sembrano per una persona molto più alta. Altri pantaloncini, dei calzettoni sbrindellati che poteva anche non darmi. Oh, interessante. Una maglietta termica. Sembra un po' corta, ma potrebbe andare. Oh, questa c'è, questa. Oh, boh, bene. Una felpa rossa sgargiante, che per gli allenamenti è ottima, per riuscire a muoversi comunque, ma senza soffrire troppo il freddo. Altri calzettoni. Dei boxerini sotto pantaloni, da mettere sotto i pantaloncini, i pantaloni, per tenere caldo il pipino. Oh, bene. Un'altra di quelle. Che cazzo è? È tipo una felpa, però a maniche corte. Boh, bella però. Un'altra. Ma che faceva ciclismo? Altri mutandoni, altri pantaloncini. Sentite il rumore del materiale? È tipo una cosa impermeabile. Beh, questa è figa. Questa è parecchio figa per gli allenamenti. Grazie mille, Tonno, per questo materiale sportivo che mi hai gentilmente donato. Probabilmente te lo dovrei pagare, ma ho appena deciso che è gentilmente donato. Lo userò, farò buon uso di tutta questa roba che tu non usavi. Ci siamo! Pronti! Andiamo. Bor, oggi puzzi di brutto, ma che cacchio hai? Perché fai sta puzza? Scappa, bravo, nasconditi, vergognati. La partita di oggi è discobolo offense. Per la Lega ci siamo divisi in due squadre, offense e defense. Contro Alligators non so se offense o defense. Let's play. E let's mangiare perché c'ho fame. Freddo cane, io sono vestito abbastanza poco, non mi sono messo nessuna felpa, prevedo sofferenze. Oltretutto piove ed è tutto il giorno che piove. Prevedo anche una bella nuotata. Sono arrivato, ma è presto. Di solito arriviamo mezz'ora prima per riscaldarci, io sono arrivato un quarto d'ora prima rispetto alla mezz'ora prima, per cui sono qua 45 minuti prima dell'inizio della partita, però va bene così. Oggi giochiamo il secondo turno soltanto, quindi ci sono già delle squadre che stanno facendo invece il primo. Ah, tra l'altro questa, non me ne ero accorto, ma è la Discobolo Defense, quindi l'altra squadra dei nostri. Vai il calzino, è tuo! Aia, c'è il suolo che è più acqua che terra. Ah. La partita è finita e mo tocca a noi. Si gioca. Fiatone perché ho appena giocato. Si mi panca un attimo. È chiuso. Rega, rega. Corri, Emi, corri. Noi siamo gli scuri. No. Con la colla sotto i piedi lasciamo il campo vincenti. Yeah. Voglio andare a dormire. Il fatto che per terra c'era il fango vuol dire che ogni passo era milioni di volte più pesante, perché la scarpa si incollava al pavimento e quindi per tirarla, per tirare sul piede dovevi fare pac. E sì, è una fatica boia. Ma non posso ancora andare a letto, perché devo montare il vlog che esce domani. La maggior parte delle volte monto di mattina, ma domattina non posso, perché l'uscita che mi hanno rimandato oggi, quella che sono uscito, poi mi hanno paccato, è rimandata domattina. La mattina per me di solito non esiste.
devo essere sincero, ma faccio questo sforzo. Quindi ragazzi, il vlog finisce qua, spero vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, arriviamo a 1500, 1500 fottuti 100, grazie, mi aiuta davvero tanto, lasciate anche un commento, mi raccomando, per sperare di essere sorteggiati come miglior commento del video ed essere letti nel prossimo, e anche per dirmi un po' quello che pensate. A domani.